Fiammissime. Ci andava, però non ce l'ho
stato un grosso problema. Era più pacco se questa cosa succedeva al ritorno, perché al ritorno non avrei più avuto il pullman per raggiungere il mio paesino qua dalla città, e quindi ero più agitata per quello, per il pensiero che avrei fatto in ritardo anche poi, e più che per il ritardo stesso mi è dispiaciuto per mia mamma. Ma vado e torno talmente tante volte che è abituata che ogni tanto succede, e niente, direttamente a dormire da mia sorella. Che mi ha fatto un regalino carino per il canale. Prossimo video. E il giorno dopo sono... Non è che abbia dormito in realtà da mia sorella. Fino alle 7 di mattina, e alle 9 credo ci siamo svegliati, quindi vabbè, c'era il viaggio, vabbè, e poi sono andata con lei al lavoro, l'ho accompagnata al lavoro, lei lavora in una piadineria, ma sarà il paesello la sera. Il pomeriggio abbiamo fatto un aperitivo, abbiamo mangiato e siamo visti un po' di persone che era un sacco di tempo che non vedevo, mi ha fatto strapiacere. E poi verso tardi siamo partiti per andare a questo festival a Modena. È stato tutto bellissimo, è stato tutto fantastico, ho incontrato delle persone meno stessi mood di concerto quando ero a Berlino, quindi mi ha fatto stra piacere rivedere queste ragazze. E ho fatto un sacco d'amicizie nuove. Ed è stato divertentissimo andarci con il mio ex fidanzato. Fantastico, ci siamo fermati a mangiucchiare qualcosa insieme, a bere qualcosa insieme. E un ragazzo di Torino che poi è sceso a Torino. E poi anche là, insomma, dai, fa ridere vedere una ragazza con in mano una bambola con i capelli come i suoi, quindi è stato divertente. E un po' di persone l'ho conosciuta anche per questo motivo.
di prima.